Se metti in condivisione il pitch. Sì, grazie intanto dell'invito Grazie a e te. anzi ne approfitto visto che abbiamo a questo punto 20 minuti per descrivere il progetto. Si vede? Sì, perfetto. È Perfetto. già in full screen, puoi andare. Parte il timer. Grazie. Allora, ReplayCare è una startup di sanità digitale che nasce con l'obiettivo di migliorare la prestazione sanitaria, la comunicazione medico-paziente. Grazie allo sviluppo della digitalizzazione del follow-up clinico, oggi che avviene in modalità tradizionale e chiamando i pazienti a valle di una qualunque prestazione medica o nel momento in cui il paziente torna nella struttura sanitaria, quel momento di follow-up in cui la struttura e il medico acquisiscono le informazioni di quello che è stato il risultato delle proprie prestazioni. Ed è quello che noi abbiamo fatto prima di ReplayCare su oltre 120.000 pazienti in ambito cardiovascolare e che grazie adesso ad aver digitalizzato questa metodologia e questo processo è diventato scalabile sia da un punto di vista ovviamente numerico e gestibile anche su grandi numeri, sia per tutte le aree specialistiche, non solamente in ambito cardiovascolare. Il problema medico-paziente si estende principalmente su due aspetti. Lato medico è che non si ha la possibilità organizzativa spesso di ottenere tutte quelle informazioni sanitarie date dai pazienti durante quel periodo che passa dalla fine di una prestazione, cioè il momento in cui un medico indica per esempio di una terapia piuttosto che un esame diagnostico, e il momento in cui il paziente torna nuovamente da quel medico, non si ha visibilità di quello che è stato l'andamento del percorso clinico. L'altro paziente, invece, tutto questo periodo si sente quasi scollegato, abbandonato dal proprio medico, dove se sta bene, solitamente non torna quasi mai dal proprio medico, se invece, nell'82% dei casi, se invece ha nuovamente un problema, torna e richiama subito per un secondo appuntamento. E noi ovviamente sottolineiamo anche il fatto che qua ci sono pazienti che hanno patologie più o meno gravi e che quindi spesso la necessità di avere un medico, una figura che segue il suo caso clinico in modo specifico fino alla sua risoluzione è ovviamente molto utile. Ed è per questo che abbiamo sviluppato questa piattaforma che diamo a disposizione di medici e strutture sanitarie e un'app per i pazienti dove i medici hanno la possibilità di erogare un servizio di monitoraggio chiamato Clinical Plan, che è un pacchetto di follow-up e reminder che inviano al paziente che quotidianamente, settimanalmente risponderanno a questi feedback e il sistema in modo automatizzato gestisce tutto questo processo raccogliendo tutti i dati sanitari che poi vengono utilizzati sia a supporto del medico nella sua attività di decisione delle migliori percorsi diagnostico-terapeutico da intraprendere verso i propri pazienti, sia per tutto quello che riguarda altri stakeholder molto interessati a questi dati, tra cui il settore farmaceutico e le istituzioni. Il mercato italiano è un mercato molto ampio, ma non è l'unico, ma qui andiamo ad analizzare il fatto che qui ci sono oltre 90.000 di prestazioni all'anno perché il servizio di monitoraggio si aggancia alla prestazione sanitaria. E ci sono circa 250.000 medici, 1.400 gruppi sanitari che erogano queste prestazioni ogni anno. Basti pensare a alcuni esempi: 6 milioni di italiani si recano dal medico sportivo per il certificato agonistico, piuttosto che un ospedale grande come a Roma, il Bambin Gesù eroga 1.800.000 prestazioni. Ecco, ReplayCare con il monitoraggio si aggancia ad ogni singola prestazione. E ci troviamo in un mercato della spesa sanitaria e digitale che sta crescendo molto negli ultimi anni, soprattutto a livello globale, dove la crescita è raggiunta anche il 33% a causa del periodo negativo del Covid che stiamo tutti quanti vivendo. Il modello dei ricavi come segue? ReplayCare contrattualizza con il singolo medico, ancor meglio con la struttura sanitaria che è un'aggregazione di medici, che eroga il servizio ai propri pazienti. Questo servizio è un servizio che il paziente paga nella prestazione che viene erogata dal medico alla struttura sanitaria o al singolo medico professionista e in quel momento questi utenti hanno un costo verso ReplayCare. Quindi non è mai percepito come un costo perché la piattaforma è totalmente gratuita e solamente nell'attivazione del monitoraggio. E quindi, nel momento in cui hanno venduto della loro prestazione e utilizzato il Clinical Plan, hanno un costo verso ReplayCare. E questo aumenta molto questo rapporto di fidelizzazione con i propri pazienti, aumenta il numero delle prestazioni e la qualità grazie alle informazioni che oggi non sono acquisite da parte delle strutture sanitarie.
Qui vediamo l'evoluzione dei ricavi prospettici dei prossimi 5 anni, dove siamo stati molto contenuti, dove ipotizziamo che meno del 10% dei pazienti, di ogni medico, viene attivato il nostro clinical plan. Per quanto riguarda il 2021, ovviamente è un consuntivo che abbiamo anche già superato. Per quanto riguarda il 2022, già il 50% l'abbiamo contrattualizzato, il 20% siamo in fase negoziativa e un 30% ancora di più, diciamo, pensiamo di raggiungerlo già entro la fine dell'anno. Dove il nostro limite è proprio il fatto che non abbiamo una struttura organizzativa alle spalle che consente questo, e per questo stiamo adesso attivando una raccolta di capitale inizialmente rivolta verso i privati di circa 500.000, ma grazie ai feedback molto positivi adesso stiamo avviando un percorso con dei fondi istituzionali per la raccolta di 1.800.000 per la struttura organizzativa da un punto di vista di personale qualificato in ambito di business development e sales. E concludo velocemente, e per quanto riguarda l'internalizzazione delle figure IT per il consolidamento della piattaforma digitale che adesso è disponibile. Nel team fanno parte ovviamente tante figure sia nel settore medico sia nel settore ovviamente privacy legale, che fanno, dato che nella materia sono dati sensibili, ovviamente è importante trattare questi dati in modo corretto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille. Ho visto quello che il team, per quanto riguarda la componente di sviluppatori, avete anche altri sviluppatori extra oltre quelli menzionati, perché ho visto che non ci sono tantissime figure. No, nel team che adesso ho mostrato c'era neanche una figura in realtà informatica, nel senso che noi abbiamo un'esclusiva in sanità con un partner IT di Genova, e abbiamo un team dedicato di 5 figure tra UX, UI e back-end, front-end, app developer, però adesso stiamo programmando l'assunzione di un team interno per internalizzare entro la fine 2022 tutta questa attività. Sì, perché ovviamente sviluppare e mantenere un'infrastruttura del genere richiede comunque un grosso effort dal punto di vista delle... Sono sempre gli sviluppatori che mancano, Ennio. Vedi? Buon per me. Un tempo erano gli avvocati, adesso gli sviluppatori. Vabbè. Ok, vediamo se ci sono domande. Sì, c'è una domanda. Sì, salve, volevo chiedere che tipo di dati circoleranno sulla piattaforma e chi li inserisce, se il medico o il cliente o il paziente. Certo. Allora, i dati sono dati sanitari, quindi parliamo di patologie, sintomi, fattori di rischio, terapie mediche, prestazioni e quant'altro, che vengono inserite dal medico. E per quanto riguarda invece altri tipi di dati, sono tutta la parte di documentazione clinica, quindi immagini, referti e PDF che vengono caricate sia dalla struttura sanitaria, dal medico, ma anche dallo stesso paziente, il quale è lui che può condividere e scegliere con il network di medici che fanno parte del suo sistema all'interno di ReplayCare, con quali condividere sia le informazioni sanitarie inserite dai medici, sia i documenti che sono stati caricati. Immagino abbiate predisposto una tutela dei dati personali, che questi sono quelli particolarmente sensibili. Assolutamente, due anni di lavoro con lo studio legale di Milano, secondo il GDPR, quindi compliance. Su questo dovete esattamente adottare un ottimo compliance. I dati sanitari sono i più quelli che scottano maggiormente. Sì, sono quelli particolarmente sensibili. Sì. Assolutamente. Adesso l'anno scorso, giusto per una parentesi, aveva pure infatti vinto una gara per il gruppo San Donato per un'altra piattaforma sempre in ambito di sanità digitale, utilizzando comunque tutta parte normativa privacy, che ovviamente è stata l'attenzione oggi per i dati che vengono trattati. Perfetto, grazie mille. Se non ci